Un volto ormai noto su Pensieri Democratici, quello di Francesco Chiaiese, che questa sera però ci deve dire una cosa molto molto particolare e molto molto intrigante. È vero? Faccio outing. Fai outing, dai, perché sono cose belle. È stato un passaggio eccezionale la nostra storia politica mercoledì sera, perché nell'assemblea di Sinistra Ecologia e Libertà di Bologna sono stato indicato come candidato per il circondario imolese, quindi per un pezzo della provincia di Bologna come candidato alle primarie per la Camera dei Deputati. Penso che sia un bellissimo riconoscimento. È un bel riconoscimento, però è soltanto l'inizio di un percorso Sì. che prima me l'hai spiegato, però adesso bisogna che me lo rispieghi perché non mi è molto chiaro. Il primo passaggio è legato alle primarie, non quelle del PD, ma quelle di SEL, giusto, ovviamente. Esatto. Esatto, sì. A differenza delle primarie di coalizione per la scelta del candidato premier, come è avvenuto a fine novembre e inizio dicembre, adesso le primarie si terranno in due sedi diverse perché bisogna scegliere i parlamentari dei rispettivi partiti. SEL farà 10 punti sul circondario imolese per raccogliere i voti di chi avrà voglia di votare Chiaiese, che propone un programma di rinnovamento sul territorio, oppure se ha qualche altro candidato, votare qualche altro candidato in lista, speriamo di no. E ci saranno quattro schede, si potranno dare due preferenze per ogni ramo del Parlamento, purché queste due preferenze siano preferenze a parità di genere, cioè una preferenza per la donna, una preferenza per l'uomo alla Camera, una preferenza per la donna, una preferenza per l'uomo al Senato. Queste quattro schede poi dopo si piegheranno e si rimetteranno nell'urna come al solito. Si voterà dalle 9 alle 16 del giorno 30 dicembre 2012, quindi il giorno prima della fine dell'anno, prima dell'ultimo giorno dell'anno, e più avanti, appena avremo definito con precisione i 10 punti, saremo tempestivi a comunicarli a mezzo stampa e magari anche a mezzo Pensieri Democratici. Secondo te, qual è il peso che ha un parlamentare che esprime un territorio? Perché chiaramente sei in un partito, però se viene eletto sei il rappresentante, come hai detto prima, del circondario di Imola. Penso che oltre al peso ci sia anche una forte dose di responsabilità, perché vai nella capitale con un mandato ben preciso. I cittadini in questo momento, se dovessero votarti, non ti chiedono di andare a scaldare uno scranno come purtroppo è successo fino ad oggi. E la responsabilità dovesse cadere sulle spalle. Me la sento con un peso incredibile e penso di dover a quel punto raccogliere tutto quello che in questi mesi i cittadini ci hanno chiesto, tutto quello che in questi mesi la gente ci ha dimostrato che non funziona in questa nostra nazione, e cercare di far virare questa nave che sembra andare a sbattere verso gli scogli di nuovo sulla rotta giusta per poter riprendere di nuovo la navigazione verso acque sicure, andando a largo dove non c'è problemi di incagliarsi, dove non c'è problemi più di fermarsi, partendo dal lavoro, passando sulla riforma della scuola, abrogando il DDL Aprea, lavorando su una riforma di una certa parte del cooperativismo, facendo una legge per sostenere le donne e i loro figli che sono stati magari massacrati da un marito violento, dandogli una prima accoglienza, valorizzando il turismo che in Italia è una risorsa incredibile. C'è tantissimo da fare e penso che questo peso sulle spalle, una volta che me lo sono preso, con il coraggio di cambiare che fino ad oggi abbiamo messo in campo su Imola, vorrei veramente portarmelo su Roma e poi risolvere qualche problemino. A un certo punto della tua esperienza locale stava nascendo l'immagine di Francesco Chiaiese colpista, nel senso sì, usa la bandierina, definiamola così, di SEL, però in realtà
sta disattendendo le linee politiche nazionali del PD, scusate, del PD, dell'alleanza con il PD di Sel, e sta per essere sfiduciato e non più depositario del logo Sel su Imola. Non è andata esattamente così. Beh, sembrerebbe proprio di no, per fortuna, anche perché penso che quello che si è detto e raccontato era soltanto frutto dei cattivi, dei maligni che avevano messo in giro queste voci per vedere se potevano attecchire in qualche posto. Io sia dal mio nazionale, quindi dallo stesso Vendola, sia dagli apparati regionali, apparati è una parola un po' forte, a volte mi scappa, però dai dirigenti regionali ho sempre avuto il massimo sostegno e la massima fiducia. E penso che quello che è accaduto mercoledì, cioè essere candidato come concorrente alle primarie per la Camera dei Deputati, sia non solo un attestato di stima nei confronti miei e dei compagni di viaggio qui di Sel, dei compagni e compagni di viaggio qui di Sel, ma soprattutto una grandissima risposta politica a chi voleva mettermi da parte. Però Francesco, potresti trovarti tra pochi mesi in una situazione molto particolare. A Roma alleato con il PD, ma a Imola invece dare una mano al tuo partito e a chi lo seguirà, non contro il PD, perché non si fa una politica contro, però diciamo da un punto di vista programmatico in alternativa al PD locale. Ma sicuramente sono due elementi che, guardati così senza soffermarsi, possono sembrare in netta contrapposizione, invece non è così, perché a Roma io sarò sì alleato del PD, ma sarà anche vero che io a Roma mi troverò in un gruppo parlamentare diverso da quello del PD. Quindi se il PD non dovesse assolvere al patto che c'è tra Sel e il PD e dovesse mettere qualche bastone tra le ruote a quella famosa nave, bastone tra veliche, quella famosa nave che abbiamo detto che vogliamo riportare verso acque sicure, io terrò lo stesso passo che ho tenuto qui a Imola. A Imola c'è bisogno di un cambiamento, poi a Imola il PD, facendo a ritroso, per non fare come Berlusconi, PD, DS, PDS e PC, hanno fatto la storia di questo paese, fino a un certo punto governando molto bene, poi si sono inceppati e adesso forse un po' di teoria dell'alternanza non fa male, poi non è detto che un domani possano ritornare anche loro a governare questa città, però per adesso noi siamo una sinistra di governo, questa città la vuole governare, penso che ne abbiamo le qualità e adesso bisogna che andiamo a trovare i numeri per farlo. Quando sarai in grado di rilasciarci un'intervista proprio sui programmi che vuoi portare a Roma? Perché adesso, come abbiamo detto, hai il problema, la prima tappa del percorso che sono le primarie, quindi un problema diciamo interno al partito per trovare la giusta collocazione. Poi ci sarà il momento programmatico invece da presentare alla città e al circondario. Per adesso io ho un programma per punti che sono più o meno quelli che ho annunciato prima velocemente, che adesso anche per motivi di tempo non possiamo andare ad approfondire. E dopo da quei punti svilupperò un programma, qualora dovesse esserci la fiducia del circondario, ma anche di tutta la regione, perché sto stringendo accordi con Marzabotto, con Faenza, con San Lazzaro, che mi hanno già dato il loro ok, o una parte della federazione di Reggio Emilia, una parte della federazione di Bologna che già mi ha detto che sono il loro candidato, quindi spero che prima della fine dell'anno, il 30 sera, possiamo ritrovarci davanti a questa bellissima telecamerina e mettere giù un programma per poi poter puntare al Parlamento dopo 45 giorni. Questo è un augurio che ti facciamo. Grazie. Con un timore però, se la tua collocazione futura sarà a Roma, il tuo lavoro sarà a Roma, e poi per le elezioni amministrative di Imola cosa succede? Sicuramente io Imola non la lascio.
e sicuramente sarò presente sul territorio cercando di coniugare Roma-Imola. C'è un grandissimo direttivo qui a Imola che può portare avanti insieme alle liste civiche quello che è il programma. Io sarò sempre presente, sarò sempre accanto, anzi penso sarà ancora più forte. La nostra forza sul territorio, se dovesse accadere quello che ha appena detto Mario, e sarà nominata o nominato un segretario che traghetterà il partito fino al congresso, e poi dopo non ci saranno problemi perché l'assalto al palazzo, tra virgolette, sarà ancora più facile. Allora, abbiamo già due cose certe, due punti fermi. Uno, i Maya si sono sbagliati, no? Per fortuna. Due, oggi hanno sciolto il Presidente della Repubblica, ha sciolto le Camere, quindi il momento elettorale si sta avvicinando e niente, ci sentiremo dopo il 30 per parlare proprio dei programmi specifici anche sul territorio, non solo quelli di valenza nazionale, ma Io quelli su Imola. sono prontissimo, è un sogno, è bellissimo viverli i sogni, è bellissimo viverli anche ad occhi aperti. Io per 60 giorni mi sento già in Parlamento, se poi i cittadini decideranno di mandarmici davvero, li ringrazierò e cercherò di ripagarli facendo qualcosa per tutti noi. Ascolta, recentemente ho intervistato il mio amico Jacopo Lanzoni che si candida alle primarie del PD e ho chiesto di essere retribuito per questa intervista. Se lui arriva a Roma, se arriverà a Roma, voglio diventare presidente della RAI. Ha detto che non appoggia la mia candidatura. Vuoi Tu? diventare presidente della RAI? Sì. Ma non te lo auguro, il presidente della RAI alla fine hanno fatto tutti una brutta fine. Io ti auguro invece una carriera politica sul territorio che possa premiare le tue qualità. Presidente della RAI, troppe beghe, lascia stare. A Imola si sta meglio. Ho capito, C'è troppi debiti la RAI. devo continuare a lavorare. Grazie e buon anno, Francesco. Altrettanto a voi.